Parcheggio interrato fuori porta Santa Maria. Si accende la discussione politica. L'opposizione ha già espresso più volte il suo diniego verso un'opera considerata inutile e di difficile realizzazione, come ha detto il capogruppo del PD, Francesco Raspini. Questo è un progetto, un'idea che è già vecchia, un'idea che è stata in qualche modo perseguita anche durante l'amministrazione Favilla e fu scartata per eccessiva complicazione per tutto quello che c'è lì sotto, in termini di corsi d'acqua, in termini di sottoservizi, per la difficoltà enorme che ci sarebbe a contemperare il cantiere con la viabilità e anche, se andiamo a vedere, per l'esiguo vantaggio rispetto alle risorse mobilitate. L'assessore ha parlato di poco più di 200 nuovi posti auto, per un prezzo che oscillerà tra i 10 e i 15 milioni di euro, quindi ognuno si faccia il conto di quanto è il costo a parcheggio, porterà un grosso problema per Metro, che dovrà pagarsi l'opera, e siccome Metro contribuisce largamente a sostenere il bilancio del comune che ci viene ricordato spesso essere in sofferenza, sarà ancora di più in sofferenza. Completamente opposta la visione dell'amministrazione comunale, che vede nel parcheggio interrato l'opera di punta della nuova giunta. Allora, il parcheggio fuori Santa Maria sarà l'opera di punta di questa amministrazione, quindi questa amministrazione non intende fare un millimetro di passo indietro rispetto a quelle che sono le decisioni di un mandato elettorale del candidato sindaco, il quale prevedeva proprio la realizzazione non solo di un parcheggio, ma nell'arco di 10 anni di 2 parcheggi interrati, immediatamente fuori dalle mura. Quindi abbiamo provveduto nei mesi scorsi a fare tutte le indagini geologiche e archeologiche dell'area, stiamo dando l'incarico definitivo per il progetto a uno studio di architettura e ingegneria molto importante a livello nazionale, quindi noi stiamo andando avanti e vogliamo rispettare i tempi, che sono quello di dare alla città in tempi certi, entro il 2027, un parcheggio interrato che ospiterà 400 auto e che ci permetterà di iniziare a svuotare il centro storico dai parcheggi blu e rendere sempre un centro storico più accessibile ai residenti e fruibile per le persone con aree pedonali più ampie. E questo può...